Buongiorno a tutti e benvenuti sul sito investire.biz. Un saluto da Riccardo Zago e ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati. Andiamo subito a scorrere il calendario economico per vedere se oggi, venerdì 26 aprile, c'è qualcosa di interessante. Eccoci qui. Venerdì 26 aprile, in mattinata vedete tutto tranquillo, nel pomeriggio però arrivano dei dati importanti fronte America, Stati Uniti. Abbiamo il PIL, ore 14.30, previsto un 2% e quindi in calo rispetto a quello precedente. E questo quindi è il dato più importante della giornata, poi vediamo che non c'è nient'altro di interessante. Andiamo subito a vedere qualche grafico, qualche aggiornamento. Vi indico un bellissimo articolo di Giancarlo Prisco con tutta la sua analisi volumetrica dell'S&P 500, imperdibile a mio avviso questo articolo, da seguire e da leggere nel dettaglio. Andiamo ora a vedere un po' di grafici, partendo da euro dollaro. Notiamo subito un dato importante: il 78% dei traders è posizionato al rialzo e quindi a ogni ritracciamento a mio avviso ci può stare uno short. Uno, perché io personalmente almeno sono a favore di dollaro americano, il trend a quanto sembra è assolutamente ribassista. Sarà molto interessante capire la chiusura di oggi per capire se il prezzo romperà quindi definitivamente anche a livello weekly il livello di 1.1180, 1.12. Dalla prossima settimana quindi valuterò degli short ad ogni ritracciamento. Da dove? Beh, allora da 1.12. 1.12 è sicuramente un livello interessante per provare uno short, però attendo la chiusura di oggi e quindi ne riparleremo lunedì per magari mettere un ordine, un sell limit. Continuiamo con USD CAD, anche qui il 91% dei trader sono posizionati al ribasso su questo strumento. Sembra come che tutti stiano andando a vendere il dollaro americano perché si è apprezzato molto nell'ultimo periodo. Attenzione quindi che anche qui, a mio avviso, sia a livello tecnico che poi se si va a fare un attimo un'analisi candlestick un po' più approfondita, si può andare ad individuare dei punti interessanti. 1.3450 è sicuramente il primo punto che mi interessa, ma poi possiamo scendere anche 25 punti più in basso, quindi 1.3425 è un livello che mi piace e probabilmente entrerò al rialzo da quel livello lì. Ricordiamoci poi che abbiamo subito un altro supporto in area 1.34, che ex resistenza rotta il 22 aprile 2019. Bene, continuiamo. S&P 500 non c'è molto da aggiornare, sì, negli ultimi due giorni c'è stato, e andiamo a fare un po' di zoom, una piccola pausa, c'è stata una piccola pausa, però io continuo ad essere rialzista su questo strumento, sono ancora long da 2800, verranno a mio avviso rotti i massimi precedenti, si arriverà alla zona di 3000 dove chiuderò la mia posizione, chiuderò definitivamente o comunque lascerò un 10% dell'esposizione iniziale. Poi chi mi ha seguito alla sessione di trading con Ichimoku sa bene di che cosa sto parlando. Se invece ci fossero degli ulteriori ritracciamenti, occhio, perché già da 2009 si potrebbe provare un long. Andiamo avanti, parliamo di EURGBP, sono ancora short su questo strumento, non si muove molto, devo dire, non si sta muovendo molto, obiettivo 0.8521, la resistenza in area 0.8650 sta funzionando bene, comunque tutta questa zona, vi ricorderete, avevo detto da 0.8650 a 0.8720, questa è una buona zona di resistenza e sta funzionando, vedremo quindi se la sterlina si apprezzerà nei prossimi giorni. Andiamo a concludere con Ethereum perché ha raggiunto dei supporti, siamo proprio su dei supporti interessanti e quindi sto valutando un long proprio da qui, vi dirò, oggi faccio un bell'articolo perché voglio entrare long proprio da qui, da 147.50, perché secondo me questa è una bella zona supportiva che può reggere fino almeno a 136.39, ecco altro supporto importante. Bene, ho concluso, io vi aspetto qui sul sito e poi lunedì, come sempre, al consueto appuntamento del webinar del lunedì. Buona giornata e buon trading a tutti!